Ciao, sono Majo. Vi porterò quello che gli altri non vi vogliono portare, ovvero i giochi belli da vedere, però con tutti i dettagli al minimo. Questo è il format di Potato PC Edition, ovvero un format studiato per chi ha il PC che va a pedali, carbonello o criceti, o sistemi di alternativa funzionalità per il vostro PC, e che vi mostra appunto i giochi che vorreste comprare, ma di cui avete un gran timore perché potrebbero diventare una schifezza, per come sono. Alcuni, vi assicuro, rimangono davvero belli da vedere. Ed è il caso, per esempio, di Hogwarts Legacy. Ma adesso basta chiacchiere, andiamocelo a vedere. Per Godric. Ma siamo sicuri che questo sia tutto al minimo, no? Perché mi sta venendo il dubbio, perché mi sembra tutto molto molto di alto livello. Tutto basso, 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 tutto disattivato. Cazzarola, ma è notevole come gioco. Cioè, se avete visto il video precedente dove lo portavo con tutti i dettagli al massimo, qui che sono tutti al minimo, beh, direi che rimane di un livello spettacolare il gioco. Veramente al di sopra di ogni immaginazione. Non so quanto si alleggerisca, onestamente, perché questa è l'unica prova che non riesco a fare, perché il PC rimane quello. Però se l'ho impostato tutto al minimo, graficamente rimane di altissimo livello. Quindi se avete un PC più base, direi che può valer la pena di comprarlo comunque. Tanto se lo comprate su Steam c'è modo di rimborsarlo qualora vi crei dei problemi. C'è un video dedicato anche a questo sui rimborsi Steam che potete trovare nel mio canale. Ma vediamo un altro po' com'è, perché a me sembra che non sia cambiato molto a livello grafico, Proviamo a saltare e andare alla parte di gameplay proprio. Quindi arriviamo al famoso vault dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Eccoci qua. E vediamo cosa c'è dentro a sto punto. Ma è veramente godibilissimo. Cioè, scusatemi, fatemelo riverificare un'altra volta, perché i miei occhi non credono a quello che vedo. Cioè, allora, questo è il minimo che si può mettere, se no parte il discorso del DLSS, che diventa ancora più alta come qualità. Upscaling nessuna. Frame rate, vabbè, semplicemente velocità. No, ho disattivato il motion blur, la profondità di campo, l'aberrazione cromatica. È tutto su basso. Io sono sbigottito dalla bellezza grafica a cui rimane questo gioco, con tutto al minimo. È qualcosa di impressionante. Cioè, questo tempo nessuno l'ha visitata. Cioè, fino a oggi. Incredibile, veramente. Rimane. Sono sbalordito dalla qualità. Cioè, guardate le texture, non sono niente male, cioè, ma proprio niente male. Chiaramente l'unica cosa che è rimasta è la risoluzione grafica, e il monitor va a questa risoluzione. Se la cambio, chiaramente non è una cosa da fare neanche sul vostro di computer. Qualora ne sentiate la necessità, vuol dire che se abbassate non la qualità, ma la risoluzione, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Nei giochi per PC di solito la risoluzione deve essere mantenuta, quella dello schermo, quindi. Però cazzarola. Professore, cosa dovremmo cercare secondo lei? Non saprei. Signore, se lei potesse. Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12. E poi sono zii vostri, fondamentalmente. Buona fortuna. Tanti auguri. Professore, questa non me l'aspettavo. Vediamo anche l'effetto sulla. Fammi riflettere. Su quella parete. Qualcosa per. Revelio, forse. Revelio? Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Vai, usalo. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concentrati. Ah, da premere nel giusto punto? No, che devo fare? Ah, ok. Devo girare torno anche. Ah. Guarda là, Ganzo, sti minigiochi stupidissimi. Revelio. Lì, ho
Ma graficamente rimane bello anche negli effetti, dai. Certo, passare da tutti i dettagli al massimo a tutti i dettagli al minimo e vedere che non cambia così tanto alla fine, cioè. Riusciamo a inquadrare lui davanti alla fonte di luce? Cioè, il dettaglio rimane validissimo a mio avviso, cioè si vede tutto quello che ho creato, a parte i capelli blu che spariscono ogni tanto, non capisco il perché, ma cazzarola, tanta roba, davvero incredibile. Quindi direi che si può concludere qui questa esperienza di Potato PC Edition, perché che volete vedere di più?